la contemplazione. Qui vogliamo entrare stasera in una forma di contemplazione, sia nel rito mistagogico, sia nel rito, o meglio, nella preghiera profonda. Nel rito mistagogico terremo un po' aperte tutte le finestre, nella preghiera profonda, che esige altissimo silenzio, noi socchiuderemo un po' le luci per favorire un atteggiamento di contemplazione interiore. Qui l'attenzione è esteriore, per cui a cielo aperto possiamo meglio contemplare quello che viene rappresentato. Nella preghiera profonda la contemplazione si interiorizza ancora e ha bisogno pertanto ogni persona di essere raccolta per poter gustare la bellezza del volto divino che noi vedremo. Quali sono i due riti? Il rito mistagogico e il rito dell'acqua. Lo trattiamo brevemente secondo quanto è detto in Giovanni, perché la base del nostro incontro è sempre il Vangelo di Giovanni. Vedremo appunto le funzioni dell'acqua in Giovanni, che del resto troviamo funzioni dell'acqua in tutta la scrittura. L'acqua è l'elemento primordiale, senza acqua si muore. Noi nasciamo nell'acqua, il bambino nasce nell'acqua finché nell'utero materno è immerso nell'acqua, nel liquido amniotico. La vita è nata nell'acqua. L'acqua che appunto è nutrice della vita, ma l'acqua serve a dissetare. Noi abbiamo tanta sete. C'è una sete spirituale, c'è una sete materiale. L'acqua serve a lavare, noi ci laviamo ogni giorno nell'acqua, facciamo la doccia la mattina, ci laviamo la faccia, ci laviamo le mani. Sono le tre principali funzioni dell'acqua: l'acqua che lava, l'acqua che disseta, l'acqua che dà la vita. Noi siamo nati nel battesimo e nel battesimo le tre funzioni dell'acqua sono ben concentrate. Nell'acqua siamo stati lavati dei nostri peccati, nell'acqua abbiamo ricevuto lo Spirito Santo che ci disseta, nell'acqua noi abbiamo ricevuto la vita divina. E allora ripercorriamo il cammino dell'acqua nella nostra vita attraverso la lettura dei libri santi, particolarmente dei testi giovannei. Il rito dell'acqua dovrebbe occupare più di un'ora, ma noi in mezz'ora ce ne usciremo per dare luogo poi all'altro rito, o meglio all'altra preghiera, la preghiera profonda. La mistagogia che proponiamo è questa: l'acqua che lava, prenderemo l'episodio della lavanda dei piedi. Gesù lava i piedi ai discepoli, purifica i discepoli prima dell'Eucaristia. Gesù ci lava. Con Pietro noi diremo a Gesù: Signore, lavami tutto,
tra testa e piedi. Qualcuno avrà bisogno di avere lavati i piedi, ma forse un po' tutti abbiamo il bisogno di essere lavati da Gesù, nella mente, nel cuore, nell'anima e nel corpo. Per cui il testo principale sarà Giovanni 13, 1-15. Seguirà il canto di Ezechiele 36, il numero 167 del nostro libro dei canti. Poi l'acqua che disseta la Samaritana, l'episodio della Samaritana, chiedeva la Samaritana di essere dissetata. Gesù offre un'altra acqua, l'acqua di un altro pozzo, il pozzo del suo cuore. E Giovanni 4, 5, 15. Il canto è chi ha sete venga a me, oppure nostalgia di una sorgente, secondo quelli che sapete. Terzo punto, l'acqua che dà la vita. Scegliamo il testo di Giovanni 19, 31, 37. Longino trafigge il costato di Gesù e ne esce come dal tempio del lato destro di Ezechiele acqua per lavare i peccati del mondo, ma per dare la vita al mondo. L'acqua che dà la vita a tutte le piante, l'acqua che è sorgente della vita, come in Ezechiele, così nell'Apocalisse, qui l'acqua del costato di Cristo dà la vita al mondo. Dopo queste tre letture, questi tre canti, noi benederemo l'acqua, canteremo il canto 392, poi vi accosterete qui, beremo l'acqua nelle vostre mani che porgerete a giumelle, io vi dirò nel segno di quest'acqua, ricorda, cioè nel segno di quest'acqua, rinnova in me, o Signore, voi direte la grazia del battesimo. Va bene? Nel segno di quest'acqua, rinnova in me, Signore, siete celebrante, voi la grazia del battesimo. E poi mettete l'acqua sul viso o sulla fronte. Se voi vivete con fede questo rito, siccome è un rito così sacramentale, voi riceverete tanta grazia di purificazione. Vi troverete nuovi e pronti per la preghiera profonda in cui guarderemo in Gesù il volto divino del Padre e della Madre. I due volti che noi questa sera, perché noi abbiamo 5 giorni, non possiamo fare tutto, lì abbineremo il volto del Padre e il volto della Madre in Cristo Gesù. Il volto del Padre Eterno, il volto di Dio Madre in Cristo Gesù. Con tutto quello che io vi dirò. E allora iniziamo a sentire il rito mistagogico. Un canto di introduzione, comunque canto di introduzione. Sì, ne posso il mio canto. Thank you.
si avvicina agli apostoli, sono tutti attorno a lui. Egli si cinge i fianchi dopo aver deposto le vesti di un asciugatoio bianco e lava i piedi ai discepoli. È un gesto di umiltà profonda, un insegnamento che scaturisce da questo gesto, umiltà e carità. Dopo questo gesto, Gesù consegna il grande comandamento dell'amore. Leggiamo subito il testo di Giovanni 13:1-15, in un clima di grande attenzione. Siamo in mistagogia, siamo in contemplazione. Visualizziamo Gesù che ci lava i piedi. Noi siamo i suoi discepoli. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Rispose Gesù: quello che io faccio tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo. Gli disse Simon Pietro: non mi laverai mai i piedi? Gli rispose Gesù: se non ti laverò, non avrai parte con me. Gli disse Simon Pietro: Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Soggiunse Gesù: chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto mondo, e voi siete mondi, ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse: non tutti siete mondi. Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di nuovo e disse loro: sapete ciò che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il signore e il maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l'esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi. Thank you.
dissetano. Una donna si avvicina al pozzo di Giacobbe ad attingere l'acqua. È mezzogiorno, Gesù stanco dal viaggio, stanco dal suo camminare, va in terra, diciamo, straniera, la Samaria, e lì attende questa donna, chiede dell'acqua, intercorre un discorso tra Gesù e la donna. Gesù indica alla donna un'altra acqua, non l'acqua del pozzo, dove bevono uomini e animali, perché non è acqua che disseta. Egli darà un'altra acqua, l'acqua di un altro pozzo, il pozzo del suo cuore. Nel pozzo del suo cuore c'è lo Spirito, da lui esce la sorgente di acqua viva, lo dirà nel giorno della festa delle capanne. Chi ha sete venga a me e fiumi di acqua viva scorreranno dal suo seno. Ecco, leggiamo l'episodio e dissediamoci al pozzo del nuovo Giacobbe, Cristo Signore. Chi ha sete venga all'acqua, beva, senza oro né argento. Beviamo all'acqua, alle sorgenti della salvezza. E tutta la nostra sete non ci sarà più. Chi ha sete venga a me e beva. Viviamo questo momento con grande compunzione. Ecco Gesù seduto sul pozzo, ecco la samaritana che si avvicina, ancheggia portando la brocca vuota sulla testa e un secchio nella mano, la corda. Ecco la vicina a Gesù, e Gesù che chiede da bere, attingi e dammi da bere. Ascoltiamo. Doveva perciò attraversare la Samaria. Giunse pertanto ad una città della Samaria chiamata Sicar, vicino al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del viaggio, sedeva presso il pozzo. Era verso mezzogiorno. Arrivò intanto una donna di Samaria ad attingere acqua. Le disse Gesù, dammi da bere. I suoi discepoli infatti erano andati in città a far provvista di cibi. Ma la samaritana gli disse, come mai tu che sei giudeo chiedi davvero a me che sono una donna samaritana? I giudei infatti non mantengono buone relazioni con i samaritani. Gesù le rispose, se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa glielo avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli disse la donna, Signore, tu non hai un mezzo per attingere e il pozzo è profondo. Da dove hai dunque quest'acqua viva? Se tu fossi più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede questo pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo gregge, rispose Gesù, chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, gli disse la donna, dammi di quest'acqua, perché non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua.
Gesù è morto sulla croce. Il soldato là spezza le gambe ai due ladroni di destra e di sinistra, ma Gesù non vengono spezzate le gambe perché si adempia la scrittura, ma viene trafitto il cuore perché si adempia ancora il detto della scrittura: hanno guardato a colui che hanno trafitto. Longino aveva un occhio che non vedeva, cieco di notte. Quando una stilla nell'umore del costato di Cristo, nella lanciata, tocca il suo occhio, egli riacquista la vita, cioè nell'occhio, la vista. Comunque quell'acqua che sgorga dal costato di Cristo è l'acqua della vita, l'acqua che sgorga dal lato destro del Tempio di Ezechiele, l'acqua del 22° capitolo dell'Apocalisse, l'acqua della vita. Ascoltiamo e beviamo di quest'acqua, perché in quest'acqua avremo la vita. Quest'acqua è lo Spirito che riceviamo da Cristo Signore. Il giorno della preparazione e i giudei, perché i corpi non rimanessero in croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe al primo, poi all'altro che era stato crocifisso insieme con lui. Venuti però da Gesù e vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza, e la sua testimonianza è vera, ed egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si riempisse la scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Parola del Signore. Thank you.
ecco l'acqua che lava. Ecco l'acqua che risseta. Ecco l'acqua che dà la vita. Degnati, o Dio onnipotente, di benedire quest'acqua che hai creato perché dia fertilità alla terra, freschezza e sollievo ai nostri corpi. Di questo dono della creazione hai fatto un segno della tua bontà. Attraverso l'acqua del Mar Rosso hai liberato il tuo popolo dalla schiavitù. Nel deserto hai fatto scaturire una sorgente per saziare la sua sete. Con l'immagine dell'acqua viva, i profeti hanno preannunciato la nuova alleanza che tu intendevi offrire agli uomini. Infine, nell'acqua del Giordano, santificata da Cristo, hai inaugurato il sacramento della rinascita, che segna l'inizio dell'umanità nuova, libera dalla corruzione del peccato. Ravvive in noi, Signore, nel segno di quest'acqua benedetta, il ricordo del nostro battesimo, e perché possiamo unirci all'assemblea gioiosa di tutti i fratelli, battezzati nella Pasqua di Cristo nostro Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli carissimi, rinnoviamo adesso le promesse battesimali. Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e a tutte le sue istituzioni. Credete in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nato da Maria Vergine, che morì e fu sepolto e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Questa è la nostra fede. In questa fede noi vogliamo vivere e morire. E adesso con le mani a giumelle vi accosterete uno dopo l'altro. Io dirò la formula: ravviva in me, o Signore, nel segno di quest'acqua, voi direte la grazia del battesimo. Amen. Ravviva in me, Signore, nel segno di quest'acqua, la grazia del battesimo. Accompagniamo questo momento col canto 185 dei Greci Nuovi, 392. Si svolgerà così.
all'immagine di Dio un e trino, Padre, Figlio e Spirito Santo. I tre centri vitali sono la mente, il cuore, il plesso solare. Per questo Dio dice: amerai il Signore Dio tuo con tutta la tua mente, con tutto il tuo cuore, con tutte le tue forze. Da questi tre centri vitali diramano tante peculiarità nell'uomo. Gli antichi parlarono di enneadi, latino. I sufisti parlano di enneagramma, ma sono tutte, diciamo, fabbricazioni dell'uomo, catalogazioni dell'uomo, che servono a questo scopo di dividere i tipi degli uomini in tipi in cui prevale la mente, tipi in cui prevale il cuore, tipi in cui prevale il flesso solare, la forza. Però il Signore, unificando i tre centri vitali, dice: riceverai il mio amore in tutta la tua mente, in tutto il tuo cuore, in tutte le tue forze. Ricepiamo l'amore di Dio. E una volta che noi abbiamo recepito l'amore di Dio, allora amiamo Dio stesso con tutta la mente, tutto il cuore, tutte le forze. Andando alla scoperta dei diversi volti dell'uomo, noi ne scopriamo tanti, ne scopriamo soprattutto 9, ma siccome l'uomo è fatto di immagine di Dio, anche in Dio ritroviamo 9 volti. Di qui gli enneadi degli antichi, gli enneagrammi dei moderni. Però sono tutte catalogazioni, diciamo, umane, per meglio comprendere la realtà. Tutte le realtà umane e divine si concentrano in Cristo Gesù, l'uomo perfetto, Dio fatto uomo. Per cui, guardando a Cristo, noi abbiamo il volto completo di Dio, il volto completo dell'uomo. Detto questo, ecco che noi siamo alla ricerca del volto di Dio. Un desiderio ardente di vedere la faccia del Signore. Mosè desiderava vedere la faccia di Dio. E andò là sull'orecchio. Cercava di vedere il volto di Dio. E Dio diceva: non potrai vedere il mio volto. Se vedi il mio volto morirai. Mi vedrai di terzo, alle spalle. Io passerò davanti a te. E Dio passò, stese la mano, otturò gli occhi di Mosè, gridando: il misericordioso passa davanti a te. Poi levò la mano e Mosè vide alle spalle Dio, ma non vide il suo volto. Però il riflesso del volto di Dio era in Mosè. Quando egli scese dalla montagna, aveva il volto raggiante, perché si era incontrato con Dio, tanto che doveva mettere un velo ai suoi occhi, al suo volto,
perché gli israeliti guardandolo non rimanessero accecati. Tanto era la luce che emanava dal volto di Mosè perché si era incontrato con Dio. Gesù si trasfigura, l'abbiamo visto questa mattina, il volto raggiante e la divinità che rifugge nel volto umano di Cristo. Il salmista cerca il volto del Signore. Il tuo volto io cerco, Signore, di te ha detto il mio cuore, cercate il tuo volto. Cercare il volto di Dio. Nel volto c'è tutta la persona, negli occhi c'è tutta la persona. Questa sera desideriamo vedere il volto di Dio, è il nostro vero volto, in quello di Dio. Ritrovare noi stessi nel volto del Signore. Ma dove troveremo il volto nostro? Dove troveremo il volto di Dio? Se non nell'uomo Dio, Cristo Gesù. È il vero uomo, porta il volto di tutti gli uomini, ma redenti. È il vero Dio, porta il volto del Padre. Filippo, tanto tempo io sono stato con te e ancora desideri vedere il Padre? Chi vede me vede il volto del Padre. Questa sera noi vogliamo contemplare in Gesù il volto del Padre, il volto della Madre. Dio Padre, Dio Madre. Perché Dio è amore. È un Padre che ama, è una Madre che ama. È un Dio che dà la vita, è una Madre che dà la vita. È un Dio che ci sostiene, è un Dio che ci accarezza. In Lui l'amore, paterno e materno, raggiungono il massimo dell'espressione. E questo massimo di espressione lo ritroviamo nel volto benedetto di Gesù, vero Padre per noi, vera Madre per noi. Il volto del Padre. Noi nella nostra vita abbiamo avuto un padre. Noi nella nostra vita abbiamo avuto una madre. Abbiamo sperimentato l'amore del padre, l'amore della madre, ma abbiamo anche avuto esperienze negative del padre e della madre. E queste esperienze negative può darsi che noi li abbiamo riveduti in Dio, per cui abbiamo fatto in noi un'immagine falsa di Dio, non immagine vera. Questo rischio lo corriamo tutti. Proiettiamo, cioè, il volto del Padre terreno nel volto di Dio, il volto della Madre terrena nel volto di Dio. Ma non è il vero volto di Dio. Così noi abbiamo un'immagine falsa di Dio e un'immagine vera di Dio. L'immagine falsa è quella che noi ci facciamo guardando Dio, dove giocano il loro ruolo negativo tutte le esperienze negative che abbiamo avuto sul padre e sulla madre. Ma il vero volto di Dio è quello che Dio svela a noi nelle sacre scritture. E il vero volto di Dio è quello che ci presenta Gesù.
dove la paternità divina e la maternità divina, dove c'è l'amore forte e l'amore tenere di Dio, l'amore creante, l'amore generante di Dio, ricurvono meravigliosamente. Tu ti immagini un Dio autoritario, critico, esigente, severo. Tuo padre è stato severo con te, è stato autoritario con te, ti ha fatto sentire la traversa o i suoi occhi duri, ma Dio non è così. Tuo padre tante volte si è disinteressato di te, è andato per conto suo, aveva i suoi affari, aveva il suo lavoro. Tu ti sei sentito come trascurato da tuo padre e pensi che il tuo Dio ti trascura, che ha faccendato in tante e tante cose, non pensa a te, è un'immagine falsa di Dio. Dio invece ha cura di te, ha premura di te, tu sei nella palma della tua mano, scritto, egli ti ha creato fin dall'eternità, perché ti ha amato, egli ti ha voluto. Può darsi che tuo padre non ti voleva, ma egli ti ha voluto, ti ha amato, un amore eterno. Tuo padre ha avuto diversi figli, aveva la moglie, non poteva pensare a te, tu non eri come la cosa, l'oggetto prioritario davanti a lui. Pensi che tu dia così, mentre tu sei l'oggetto prioritario davanti a Dio. Egli ti ama per te stesso, singolarmente, come se tu solo fossi nel mondo. Egli si prende cura di te. Egli ti guida, ti porta avanti. Egli è misericordioso, amoroso. Ecco le tre volte di Dio, tuo padre. Dio è tua madre. Può darsi che anche tua madre ti ha portato nel grembo e non è stata contenta di te. Ma Dio, tua madre, ti ha portato nel grembo fin dall'eternità con amore. Egli ti ha dato la vita. Tu mi scruti e mi conosci. Tu sai tutto di me. Quando venivo formato nel grembo di mia madre, tu eri con me. Dio ti ha voluto, ti ha generato, ti ha amato. Questo è il mio diretto. Io lo conduco alla guancia per far sentire il calore nella mia carne. Così io ti ho trattato, Efraim, come una madre che solleva il bimbo, lo porta alla guancia per fare sentire il calore della sua carne. Ecco, io ti porto nel mio grembo, ad Ubera porta dimini, siete portati sulle mie mammelle, faccio sentire il mio amore,
nelle mie parti di padre. Io sono tua madre. Io imbocco te ogni giorno, come una madre imbocca il bambino che non sa mangiare. Io ti conduco per mano, come un padre o una madre conduce il suo bambino. Io non mi scordo mai di te. Anche se c'è una donna che si scorda del suo bambino, io non mi scorderò mai di te, perché io ti amo, ti ho creato, ti ho generato, sei come la mia carne. Ecco l'amore di Dio. Questo amore paterno e materno hanno la più bella espressione nel figlio prodigo. Quell'uomo è padre, quell'uomo è madre. Le braccia che stringono il figlio sono le due braccia del padre e della madre. Il braccio destro del padre, il braccio sinistro della madre. Questo volto paterno e materno rifugia in Cristo Signore. Gesù è tuo padre, Gesù è tua madre. Figliolini miei, egli dice in Giovanni, figliolini miei, sulla croce egli ci ha partorito, è morto partorendoci, ha dato il suo sangue per noi, perché avessimo la vita. Ogni giorno sull'altare ci muore, con le sue carni, egli muore e risuscita in noi, ci assorbe in sé. Gesù ci mostra il vero volto del Padre, il vero volto della Madre. E il volto del Padre terreno, il volto della Madre terrena, sono vedenti nel volto di Cristo. E il vero Padre terreno, e la vera Madre terrena Gesù, e il vero Padre celeste Gesù, la vera Madre celeste Gesù. Tutto l'amore umano e divino, paterno e materno, rifulgono nel volto di Cristo. E adesso, fratelli, io non mi dilungo. Ecco, entriamo nella visione del volto di Cristo. Miana reshai amokon, nuriara mondai nakoma tumulam, ierana shikietamokarim. Io cerco il tuo volto, Signore. Io cerco mio padre in te. Io cerco mia madre in te. Volto di Cristo meraviglioso. Volto dell'amore paterno e materno. Oh Gesù, lascia che contempli il tuo volto, che io mi sazi del tuo volto e viva. Adesso si rende.